Pablo Rossetti, attaccante della Feral Pisalò, ha segnato il gol della vittoria contro la Pro Belvedere in pieno recupero. Sì, meno male, dai. Stiamo contenti perché ci volevano questi tre punti qua e poi dopo loro una bella squadra. Il mister ci aveva detto in settimana che è una squadra tosta, quindi io ho avuto un po' di problemi fisici questa settimana, allora abbiamo deciso col mister, così anche con lo staff, che era meglio risparmiarmi un po'. Vabbè, dopo alla fine avevo voglia di entrare, il mister per fortuna mi ha fatto entrare e grazie a Dio abbiamo fatto gol della vittoria. Col tuo ingresso e con quello di Baggio la partita è cambiata. Ah no, solo che magari si sono allungati un po' la squadra e magari la caratteristica che ho io è un po' più di fare la guerra, invece il Bagna magari è una punta che magari ha bisogno di palle in profondità, così, però va bene, dai, va bene lo stesso. Quel gol annullato a Graziani, quella splendida rovesciata, per quale motivo? Ma noi siamo andati a chiedere all'arbitro perché gli avevamo detto che era dietro il difensore, come non poteva vederlo Graziani che era lì. E lui ha detto che ha fischiato fallo, che ha guardato che era fallo e niente, non potevamo fare niente. Rossetti, 4 gol di cui 3 in pieno recupero. Sei l'attaccante che arriva proprio in extremis. Ma anche se mi piacerebbe anche segnare prima, però dai, va bene anche così. Però l'importante è che ci crediamo sempre fino alla fine. L'importante è avere la mentalità di non mollare mai, che prima o poi per me ce la faremo. Anche in passato ti capitava spesso di segnare nel finale? Ma sì, mi è capitato anche di segnare nel finale, però anche prima, dai. Comunque sei soddisfatto di questa prima fase, di queste 16 partite di campionato? Sì, anche se io sono un po' esigente con me stesso, voglio sempre fare di più, però sai, il primo anno del C2 ho cambiato squadra dopo 3 anni che sono stato ad Arfo, sai, adattarsi non è facile, però per fortuna che ho trovato anche dei ragazzi della società che sono stato molto vicino, allora ed è anche per loro questa vittoria, che è anche per mia figlia e anche per Savo, che si è dovuto fare l'intervento 10 giorni fa e adesso lo teniamo fuori per 3 mesi.